Bentornati a Starezzo TV, buonasera Beppe. Ciao Marconi. Fabio, come va? Tutto bene? Tutto bene, e va bene perché abbiamo ricevuto una telefonata che ci ha fatto molto piacere, di un telespettatore che nei mesi scorsi, eravamo stati qui due volte, perché c'era un problema elettrico che non trovava soluzione. Adesso tra poco rivedremo anche un piccolo spezzettone del pezzetto del primo SOS che avevamo fatto, perché c'era stato un maltempo, credo in autunno addirittura del 2017, e diverse case, diversi appartamenti qui di via Tannero rimasero senza elettricità. Sì, fu un temporale che fece saltare una cabina. L'Enel, in modo posticcio per risolvere il problema e ridare elettricità, aveva collegato praticamente un maxi cavo elettrico che partiva lì da quelle cabine e entrava dentro nel palazzo da un vetro. Esatto, da dentro la porta centrale. E però questo filo che passava poi sopra un altro, insomma, la gente si chiedeva: ma quando risolvono? Sono passati mesi. Poi dovevano togliere i vetri, esatto. I vetri entrava a freddo perché logicamente, non essendo più riparato il portone, d'inverno c'erano problemi, freddo e acqua entravano nell'androne. E quindi ci avevano chiesto aiuto e noi avevamo subito girato il servizio all'ufficio stampa di Enel, che ci aveva detto bisogna fare dei lavori, insomma sarebbe passato del tempo ma che la cosa si sarebbe risolta. Allora intanto rivediamo quella situazione com'era. Come vedete siamo in Viarno, buonasera. Ciao, Beppe Marconi, ciao, e poi ciao. Salutiamo Mauro che è un nostro telespettatore, buonasera. Buonasera. Allora, che cosa succede qui? Perché qui vediamo un filo che parte qui da queste centraline e finisce dentro un condominio. Che cosa è successo nei mesi scorsi? Ma settembre dell'anno scorso c'è stato, dopo una giornata di pioggia, c'è stato un guasto in tutto questo, diciamo, territorio, in tutto questo abitato, fra via Arno, dove siamo, e via Tanaro. Tutte le abitazioni sono andate al buio, letteralmente al buio. Dopo un po' di tempo sono venuti gli operai dell'Enel, va bene, hanno fatto questo lavoro provvisorio, perché avevano detto che era entrata l'acqua in una centralina che dava corrente a questo abitato, va bene, all'intero abitato, e allora hanno detto, dice, facciamo questo, prendiamo la corrente da questa centralina e colleghiamo i vostri palazzi. Dice, sarà un lavoro provvisorio, quanto prima verremo a fare il lavoro definitivo. È da settembre il lavoro, siamo a maggio. A metà maggio è diventato definitivo il lavoro questo. Quindi da qui diciamo tutta via Tannaro è illuminata da questo da questo cavo qui, da questa centralina qui. Però qui si attraversa, vedete, gli alberi, c'è un giardino dove ci sono i giochi anche dei bambini, quindi insomma onestamente ecco, vediamo, potrebbe essere anche pericoloso. Comunque vedete questo cavo che sale fino a... Ma il più pericolo è l'ingresso quando entra in casa. E poi quando entra in casa, perché possiamo vedere che entra da una finestra tenuta aperta tutta l'inverno. Sì, da una finestra hanno dovuto togliere questa, hanno tolto il vetro e si sono collegati ai contatori interni di questo palazzo per dare corrente. Poi da questo palazzo hanno mandato la corrente su tutta la strada, tutte le abitazioni. Quindi hanno allacciato anche tutte le abitazioni. Tutta la linea che porta alle altre abitazioni. Ma veramente... all'ibisco. Mi risulta che ci sono stati da parte dei condomini, specialmente qui di via Arno, dei solleciti all'Enel, però ancora tutt'oggi non c'è stato mai, sempre delle grandi promesse mi hanno detto, però niente di particolare, ecco. Sì, perché il problema era che questo cavo non serviva esclusivamente il palazzo che era stato ricollegato, ma tutta quest'area che era rimasta al buio, ti ricordi? Sì. Allora questo telespettatore ci ha richiamato, ci ha ringraziato di cuore, ci ha detto senza di voi sicuramente avremmo aspettato chissà quanto, insomma era veramente contento, noi lo salutiamo e quindi siamo felici che questa il problema sia stato risolto. E che siamo stati serviti a qualcosa. Esatto. Quindi ogni tanto serviamo a qualcosa, mettiamola così. Continuate a scriverci a redazione@rezzotv.net se c'è qualche problema che dobbiamo portare magari a chi di dovere, va bene? Ok. Grazie, a domani.